I dati che sono stati presentati nella variazione tra 2016 e 2017. Promuovere la conoscenza del programma MIP Mettersi in Proprio, con cui la Regione Piemonte, in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino e l'Agenzia Piemonte Lavoro, sostiene concretamente chi intende avviare un'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, accompagnandolo in tutte le fasi della creazione di impresa, dalla valutazione della fattibilità del progetto al supporto nella stesura del business plan. Questo è l'obiettivo del convegno MIP, Piccole Imprese Crescono, organizzato nella mattinata di lunedì 12 marzo presso l'auditorium della Città Metropolitana di Torino. La Regione Piemonte ha inteso declinare gli strumenti della Comunità Europea offrendo delle opportunità per le persone che oggi si trovano in difficoltà e per chi decide di diventare imprenditore, quindi mettersi in proprio. Ha declinato una serie di strumenti che permettono alle persone di valutare, studiare, costruire ed essere accompagnati in un percorso per diventare imprenditori. I numeri sono numeri lusinghieri, sono 3.000 le persone che si sono iscritte al nostro portale, di cui 1.800 all'interno della Città Metropolitana e 62 le imprese che sono state avviate da giugno ad oggi. Voglio solamente ricordare che noi diamo finalmente questa possibilità di consulenza e tutoraggio a chi vuole mettersi in proprio, o per vocazione o perché lo stato generale di crisi e di disoccupazione ha comportato che persone che mai avrebbero pensato di diventare imprenditori o torto collo lo sono divenuti. Diamo la possibilità, una volta che la loro attività viene presa in carico e portata avanti, anche di arrivare alla stesura di un business plan che, una volta validato, permette a questi giovani imprenditori, giovani e non giovani, perché l'importante è che abbiano tra 18 e 65, ma giovani nel senso che iniziano a fare attività imprenditoriale, di accedere in maniera privilegiata a forme di finanziamento da parte di tutte le banche nazionali. Dopo la presentazione del programma è stato dato spazio alle testimonianze di neoimprenditori che hanno potuto realizzare il loro progetto grazie a MIP. Ho deciso di dedicarmi a qualcosa che fosse anche in linea con il mio orientamento morale e ho visto che c'è una grande attenzione in questo periodo all'alimentazione e a cascata riguarda anche i nostri amici a quattro zampe, e quindi ho deciso di dedicarmi a questo settore. È stato fondamentale l'incontro con il MIP perché, pur arrivando da un settore lavorativo dove ero ancora in grado di fare dei conti, fare dei ragionamenti, mi hanno aiutato a mettere nero su bianco le spese, previsioni di fatturato, ho potuto fare ordine su dei concetti che avevo già molto ben chiari, ma senza di loro probabilmente il tutto non si sarebbe svolto con questi tempi e con questa facilità. A seguire una tavola rotonda dedicata alle politiche di creazione di impresa per lo sviluppo del territorio, a cui hanno partecipato amministratori, operatori del settore, rappresentanti di regione e università. Finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020, MIP si rivolge alle persone tra i 18 e i 65 anni che intendano avviare un'iniziativa imprenditoriale di piccole e medie dimensioni o di lavoro autonomo in Piemonte. Per accedervi occorre innanzitutto registrarsi al portale mettersiinproprio.it e iscriversi agli incontri di preaccoglienza che si svolgono presso i centri per l'impiego regionali.